Allora, ci vengono fatte spesso tante domande, ci scrivete in molti e a qualcuno siamo costretti a dare un pochino una risposta, diciamo, via video, perché sarebbero troppe le cose da dover scrivere, addirittura bisognerebbe anche, oltre a scriverle, mettere anche delle figure illustrate, perché tante volte parliamo di biomeccanica, parliamo di anatomia, parliamo chiaramente di interazione fra muscoli, tendini, le coordinazioni. Allora, voglio rispondere a un nostro amico da Napoli, Luigi, che mi ha fatto una domanda intelligente, perché mi ha chiesto perché sulla panca piana, io dico sempre di tenere le gambe alte, ok? Perché, poi adesso gli spiego, e poi mi ha chiesto anche un pochettino di delucidazione a proposito dell'impugnatura sul bilanciere, come prendere l'impugnatura sul bilanciere, perché spesso ci si infiammano le spalle. Allora, inizialmente vi spiego rapidamente, ho parlato del muscolo psoas iliaco. Il muscolo psoas iliaco è un muscolo che trae origine dalle vertebre, diciamo, le più basse toraciche e quelle lombari, e lo fa in un decorso, praticamente segue una linea fino alla piccola protuberanza del trocantere, il piccolo trocantere, che praticamente sta proprio sul femore, la parte più vicina all'anca. Poi c'è un'altra fascia del muscolo psoas iliaco, proprio perché iliaco, perché prende origine dalla parte interna della cresta iliaca, dell'osso iliaco, e anche lui si fonde in un unico segmento insieme all'altra fascia muscolare e tutte e due vanno a finire chiaramente sul piccolo trocantere. Allora, non è detto che uno debba avere per forza contratture o avere quindi poca flessibilità, però quando vi sdraiate sulla panca e vi mettete giù e fai l'esercizio con il bilanciere, la posizione delle gambe, sia per effetto del retto del quadricipite che parte dal ginocchio, io lo dico in parole povere, sennò sarebbe troppo lungo, e si inserisce sulla sias, che sarebbe la spina iliaca anteriore superiore, insieme allo psoas, automaticamente, anche se tu non te ne accorgi, però solleciti il tratto lombare. Ecco perché molte panche hanno l'appoggio per i piedi, in modo che così tiene le gambe un pochino più alte e il bacino retroverso è schiacciato. Ma oltretutto, quando lavori sul bilanciere, per effetto della tensione del muscolo pettorale, quando il bilanciere scende, prestiri il muscolo pettorale, perché si inserisce sotto, diciamo, sull'omero, e prestira, alza il torace. Quindi dalla posizione supina, le gambe basse, l'effetto del bilanciere, spesso notiamo grossi sforzi di iperlordosi per caricare. Allora io dico, dato che noi abbiamo questa idea ben concepita, perché in base all'esperienza che noi abbiamo, che molte volte le persone si lamentano del mal di schiena, noi nasciamo per insegnare alle persone ad avere molta cautela, molta attenzione a come ci si allena. Dato che il nostro amico Luigi fa anche il powerlifting, cioè quindi fa delle alzate di potenza, indubbiamente ha anche una struttura molto potente, magari lui non se ne accorge, non lo sente, ok? Però questo non significa che a lungo andare, reiterando determinati movimenti, tu possa, per effetto di questo inarcamento del tratto lombare, la struttura delle vertebre possa venire sollecitata a lungo andare proprio per questo reiterarsi. A parte che poi c'è tutto un discorso da fare anche sulle alzate di potenza, perché quello è un discorso, l'abbiamo anche scritto, chi fa agonismo, chi fa determinate discipline a un certo livello, per farle bene inevitabilmente si sottopone a determinati sforzi. Quindi bisogna fare molta attenzione a questo. Però noi ci orientiamo principalmente sulle persone che fanno il fitness per star bene. Poi l'agonismo di qualsiasi altra tipologia è tutto un altro discorso. Poi rapidamente voglio spiegare sempre al nostro amico che la posizione delle mani sul bilanciere innanzitutto deve essere il più naturale possibile. Al momento in cui io prendo il bilanciere, sto leggermente verso l'esterno sull'impugnatura, perché è naturale che se la prendo troppo stretta l'impugnatura sollecito più il tricipite, però metto sotto pressione le articolazioni del gomito e anche della spalla. Troppo larga
angolo sarebbe una leva troppo lunga e solleciterebbe eccessivamente l'articolazione scapolo-omerale, quindi la via di mezzo è sempre quella, diciamo, aperta, ok, a poco al di sotto dell'apertura dei, diciamo, dei 40 gradi. Ma un'altra cosa importante, è naturale che quando si fanno carichi eccessivi sulla panca, visto che parliamo di alzate di potenza, le spalle vengono inevitabilmente sottoposte a sforzo. Allora bisognerebbe cercare, sì, fare potenza, ma principalmente scaldarsi, quindi fare esercizi di riscaldamento, sia movimenti sferici, e poi cominciare con il bilanciere con esercizi più leggeri, e poi mano a mano andare sempre più avanti. Ma poi, a maggior ragione, fare esercizi di compenso, perché se tu fai solo petto, sviluppi questa massa muscolare, ma sbilanci un pochettino in avanti tutto ciò che è una sorta di biomeccanica che proprio ha l'articolazione della spalla. Quindi bisogna cercare sempre di compensare, quindi riconosciamo esercizi per la sfera posteriore. Se voi andate su YouTube c'è tutta una lista, addirittura c'è un riquadro dove tu puoi digitare e scrivere esercizi per la sfera posteriore e ti li raggruppa, quindi la ricerca è molto più facile. Quindi io vi consiglio di scaldarvi bene, fare esercizi chiaramente di compenso, fare lo stretching e eventualmente, se siete infiammati, riposatevi, perché è inutile allenare i muscoli quando le articolazioni, i tendini e il muscolo stesso sono infiammati, rischio solamente di farti male. Poi ci sarebbero discorsi molto più lunghi da fare, però io ho cercato di compattare in questi pochi minuti questa risposta per i nostri amici e per il nostro amico di Napoli. Ciao!